noi mettiamo in sicurezza antisismica delle statue, cioè le disancoriamo da terra dove erroneamente sono state agganciate. Con le vibrazioni del nostro suolo e con i lavori del nostro sottosuolo hanno avuto un sistema di lesioni, un insieme di lesioni veramente preoccupanti. Noi gli ridiamo flessibilità, esattamente quello che hanno fatto con i grattacieli di Taiwan, che grazie alla flessibilità costruttiva, tecnica, sono rimasti in piedi. Noi stiamo liberando le statue da terra, per la prima volta, è la prima operazione antisismica su delle statue, che almeno io sappia che avvenga a Napoli. Questo è un progetto pilota per il quale sono già state effettuate diverse indagini diagnostiche che ne hanno valutato la materia e l'essenza e ovviamente quelli che sono i danni e il degrado che sino ad oggi sono arrivati a noi. Il progetto di restauro è particolare perché partirà dallo smontaggio delle stesse statue che sono inglobate nel loro basamento, che verrà invece verranno sezionate una ad una per poter permettere un nuovo sistema che sarà antisismico. Essendo questa una chiesa che è situata al di sopra del canale metropolitano, si effettuerà un lavoro che andrà a salvaguardarle per il futuro. Nello specifico quello che comporta poi il restauro delle statue stesse, ovviamente si dividerà in una serie di operazioni che verranno man mano poi sviluppate, che partono ovviamente dalla pulitura, saggi di pulitura per andarne a capire l'effettiva lavorabilità e la rimozione delle vecchie stuccature non idonee, non coeve e già frammentate e disgregate per andare a ripristinare quello che è l'unicum della statua e la sua leggibilità. Questa iniziativa è fondamentale perché ridà luce e attenzione ad uno dei complessi, delle opere più importanti che si trovano a Napoli, sconosciuta a molti dei napoletani, i famosi mortori che in ambito romagnolo emiliano ebbero tanto successo nel 400 e alla fine del 400 e che ha bisogno di attenzione perché ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di essere salvaguardato e quindi lodiamo veramente come comune di Napoli, io parlo a nome del sindaco, i continui interventi che Friends of Naples sta facendo su questo patrimonio diffuso della cultura napoletana e che si appunto ritrova in tutti questi meravigliosi complessi che caratterizzano il centro antico di Napoli. Oggi si presenta l'intervento di restauro del compianto di Cristo, il corpo di Cristo morto di Mazzoni, una straordinaria opera del Rinascimento dell'Italia centrale. Ma Mazzoni era di Modena, ma aveva avuto diverse commesse dalla corte aragonese che è stata protagonista, voglio dire, degli interventi rinascimentali di questa chiesa. È importante perché è un'opera molto, appunto, importante, di gran pregio, delicata, è una terracotta smaltata che ha bisogno di interventi e che grazie al contributo di privati, di sponsor privati, possiamo mettere in campo con l'alta sorveglianza e il contributo di competenze della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per il Comune di Napoli, cioè del Ministero della Cultura, che, come dire, mette a disposizione le proprie competenze affinché il lavoro, che sarà eseguito da una ditta specializzata, sarà un lavoro di qualità. È importante essere qui per dare in maniera diversa, in maniera anche, voglio dire, più innovativa, sostegno a un gruppo di volontari riuniti nell'associazione Friends of Naples di questo bellissimo progetto che c'è, quindi c'è una banca che è pronta anche a sostenere quello che è il loro progetto, il loro obiettivo. È un impegno che la banca prende a sostegno del territorio, che è un impegno che abbiamo ormai da 135 anni e quindi le attività culturali e tutto ciò che serve a tutelare, non solo valorizzare il patrimonio artistico della nostra città che è già grandioso, credo meriti attenzione anche da parte di un istituto di credito importante quale la Banca di Credito Popolare.